Di nuovo le telecamere di Rotocalco Versilia a Querceta per seguire quello che è l'ultimo evento della stagione. Si parte sempre dal Micio Canterino, poi la staffetta e poi naturalmente il clou con il Palio di Micci e poi gli sbandieratori. Bene, con la Miss del Palio si concludono gli eventi, ma i lavori fervono e ricominciano per il prossimo anno da parte delle contrade. Stasera, come avete sentito, era l'ultimo evento della stagione. È una stagione ricchissima, piena di iniziative, tornei, incontri, scontri. Le contrade stanno 8 mesi all'anno, 9 mesi a guerreggiare tra loro. Questa è la sfida più bella perché è la sfida della bellezza e tutte le contrade, comprese veramente con tanta voglia di essere presenti, queste ragazze che hanno dato il meglio di sé. Non è facile per chi vive una vita normale e fa la studentessa, fa l'impiegata, la commessa, venire, mettersi qui magari anche in abiti, come dire, un po' da costume, e quindi non è facile affrontarli. Però questo è il desiderio di una contrada e per la contrada si fa anche questo. Poi c'è la passione, ci sono tanti elementi positivi. Il mondo delle contrade è un mondo ormai oltre 60 anni di vita, è un mondo che fa rivivere e ogni anno riparte da zero, si aggiunge un cerchio. Mio padre è stato il fondatore, uno dei fondatori del Palio dei Micci. Io mi ricordo, mi sono vestito anch'io per 10 anni con la contrada della Quercia, bianco-nera, e però oggi anche per in virtù della mia attività di sindaco è chiaro che tifo tutti. E quando qualcuno perde soffro perché mi piacerebbe vedere che vinca chi non vince mai, però qui c'è una bella aria di rivincita sempre, perso si rimettono sotto e combattono poi l'anno dopo per hai perso quest'anno ma vincerai il prossimo. Infatti è bellissima questa manifestazione, non questa, tutto nel suo complesso. Avete sentito gli sbandieratori del ponte? Sono veramente di altissimo livello, sono andati in Serie A 1, quindi insomma c'è anche sport, disciplina, ore e ore di allenamento, cioè veramente ci sono, si passa da cose serie a cose come una sfilata come stasera, a impegni agonistici, c'è la corsa dei micci, poiché poi il clou si fa vincere un miccio e il miccio è il simbolo della forza, della voglia, della volontà di un paese che nel 1956-57 voleva rinascere, e si parla di Querceta. Quindi Querceta è sempre viva e attiva. C'ho ancora da lavorare però per portarla ai livelli che voglio io, perché Querceta ha bisogno di tanta assistenza anche da parte dell'amministrazione. Il colpo d'occhio era eccellente, tutti i posti erano occupati, la piazza ha risposto alla grande, ma non abbiamo mai dubbi quando si tratta di contrarre, e quindi il bilancio è positivo, estremamente positivo. Ad ottobre scade il mandato triennale della Proloco da me presieduta, io ho 9 anni che sono in Proloco, gli ultimi 3 da presidente, e essere in Proloco a Querceta con le contrade e gli ultimi 3 in particolar modo
da presidente non è una cosa semplicissima. Siccome il mandato è triennale, io mi sento che altri 3 anni non arriverei a farli, diciamo, bene, mi sembra, come ho fatto questi 3. Quindi, anziché morire di stenti, diciamo, ho detto ai presidenti di contrada, delle contrade e soci: cominciate a guardarvi in giro, cercate di individuare un altro presidente. Io rimarrò ovviamente dentro l'organizzazione, però insomma è un peso che, se portiamo tutti, lo sopportiamo tutti. Il titolo 19esima Miss Palio, la concorrente numero 15 Ponte Maria Amburgo Coppola, seconda classificata ovviamente Rosa Azzurra Tognetti di Querceta. E allora in pedana la vincitrice dell'edizione numero 19 di Miss Palio, Rosa Maria Amburgo Coppola della Contrada del Ponte. Ondina da 5 anni e già Miss Palio per la tua contrada. Sì, Miss Palio 2011 e Ondina, sì, questo è il 5º anno che lo faccio. Quindi questo è il tuo lavoro, la tua carriera, il tuo sogno?
Diciamo che questo è quello che mi piace, quello che amo, amo sia il carnevale che la contrada, quindi lo faccio con piacere. Speri di eri tra le favorite del resto? Questo sinceramente non so dirtelo, perché io non ho voluto sapere niente fino a ieri, quindi non lo sapevo. Che cosa ti aspetti da quest'anno? Sicuramente quest'anno sono più grande, sono cresciuta anche caratterialmente. Diciamo che per la contrada ho sempre dato il cuore da quando sono qua dentro, e quindi spero di averli resi contenti, penso di sì, e guarderemo quello che ci aspetta la vita. E a chi dedichi la vittoria? Ai miei genitori, come sempre. Meglio di così non poteva andare, e vorrei anche ricordare la vittoria del festival del Micio Canterino, la prima manifestazione, la recentissima 14 luglio vittoria del torneo di calcio, e passaggio in A1 come hai già detto te, la vittoria della Miss. Insomma, quest'anno abbiamo fatto veramente una specie di cappotto. Il monumento in Baiana va fatto sempre a tutti i contradaioli, siamo un gruppo unito che rema tutto dalla stessa parte, e i risultati sono frutto anche soprattutto del lavoro, poi ci vuole anche il fattore fortuna, e quando c'è anche quello poi succede quello che è successo quest'anno.